Bentornati nel canale degli uomini d'avanza da Andrea. Io oggi direi che tu sei bello. Bello, loro sono belli, tu un po' meno. Salissa, tu sei oggi Salissa Caddozza. Un saluto a chi conosce Salissa Caddozza. Oggi facciamo una ricettina. Diamo fastidio a chi oggi? Oggi diamo fastidio a... Secondo me ai sardi e agli inglesi. A tutti e due diamo fastidio. Noi abbiamo fatto anni in Inghilterra e quindi sappiamo come rovinare le loro ricette al meglio. O migliorare. Ecco. Migliorare, visto e considerato che... Ecco. Allora, oggi come facciamo... Come disse qualcuno, saranno sempre secondi. Oggi facciamo un fish and chips rivisitato. Diciamo il fish and chips sardo. Quindi faremo fish and chips, pesce impanato e fritto. Invece di usare come fanno loro il merluzzo, oggi stiamo facendolo con dei muggini. Dei muggini che il nostro prode Alessio ha sfilettato prima. Alla luce del buio. Fish and chips di muggine con muggine sardo, patate sarde qui di zona, impanato con classico farina e uova, e birra e clusa non filtrata per dargli la nota sarda. Lo accompagneremo invece della classica tartar sauce. La classica tartar sauce. Salsa tartara. Invece della classica salsa tartara faremo una salsa da scabeccio. Un richiamo alla scabeccio. Quindi. Così, giusto per. Quindi cosa mettiamo in questa salsa? Cipolle, aceto, zucchero e pomodoro. Niente di... forse peperoncino metteremmo. Forse, vediamo. Vediamo se ci ispira. Se vi piace lo mettete, se non vi piace non lo mettete. Quindi la cipolla è bianca. Passate il pomodoro, vabbè, classica. Grazie. Questo aceto è della botte dell'aceto del signor... Del mio fondo... La bottiglia dei fondi. Vabbè. Tutto quello che non... Io purtroppo non riesco a far arrivare niente alla bottiglia dei fondi. Ci arriva di tutto. Vedo il fondo della bottiglia. Non hai neanche idea di cosa c'è lì dentro. E dello zucchero moscovado, perché abbiamo quello. Quello c'è in casa. Non uso altro zucchero. Non compro un chilo di zucchero per usarne poco a poco. Uso quello che c'è. Pronti per il nostro fish and chips sardo. Visto che... il nostro pesce adesso l'ha già sfilettato, ora ci dedichiamo subito alle patate. Iniziamo la nostra salsa stile scabeccio. Partiamo dalla cipolla. Come la fai questa cipolla? Mezzellune fertili? Con le mani, sì. Mezzellune fertili. Quindi diretto nel nostro pentolino. Sì, sì. Quindi un po' di basilico. E poi sui fornelli. Andiamo sui fornelli. Le cipolle stanno appassendo. Per aiutarle ora aggiungeremo il nostro zucchero. Lo zucchero aiuta a tirare fuori i liquidi, come fa la stessa cosa il sale, per far caramellare, aumenta la temperatura, ti fa uscire un pochettino di liquidi, vedi? Subito. E lasciamo un pochino, sempre ad appassire. Le lasciamo caramellare bene, ci aggiustiamo di sale. Potete anche metterne un pochino in più, perché tanto andremo a unirci il pomodoro, poi l'aceto. Ora andiamo a sfumare l'aceto. Con l'aceto, scusate. Vedi, belle appassite le cipolline. Guarda. Arrivati a questo punto non c'è più quell'odore forte di aceto. Possiamo mettere il pomodoro. Vi accorgerete che sarà cotto
Quando sarà cotto? Quando sarà denso? No, quando sarà cotto. La nostra salsa di scabeccio ora la rendiamo liscia passandola col mini pinner. Quindi la versiamo in un bicchiere. Ed eccola qua, semplice semplice, la nostra bella salsetta a su scabeccio. Allora, prima di mettere a friggere le patate, vanno asciugate. Sapete anche voi che acqua e olio caldo non vanno d'accordo. Acqua buona, olio caldo buono, acqua e olio caldo no buono. Ok, la nostra pastella. Farina. Rompiamo due uova. Saliamo la farina, la pepiamo anche. Aggiungiamo l'uovo. Iniziamo a mescolare. Abbiamo la nostra eclusa non filtrata, ghiacciata di freezer. Non congelata, croccante. Deve essere così fredda per fare lo shock termico una volta che la pastella sarà a contatto con l'olio per friggere. Questo shock termico farà allargare immediatamente le particelle di CO2 di aria contenute e la farà diventare vaporosa e farà in modo che non incameri olio. Potete farla anche con l'acqua gasata o come fanno gli inglesi con la Guinness. Buona. Perfetto, la nostra pastella è pronta. Non appena le patate saranno pronte, inizieremo a friggere il nostro pesce. Questa, ovviamente, tenetela in frigorifero perché deve stare fredda. Va bene anche un contenitore con dell'acqua e ghiaccio. Se vi dovesse avanzare della birra, non c'è problema. Versatela in un bicchiere e conservatela nello stomaco. Patatine pronte, ora pastella e giù i pesci. Per fare i pesci, la roba in pastella, prima si passa nella farina in modo che la pastella attacchi, si scuote e poi giù. E giù a friggere. Quindi questo sardine and fish and chips? Buono. Magna. Cremoso, si vede da qua che è cremosissimo. Com'è questa salsa scabeccio? Oh vabbè. Com'è il muggine? Molto buono,
Non riesco a parlare perché è veramente troppo buona questa cosa. Il mugine è buonissimo, è rimasto croccante fuori e super succoso dentro. Ha mantenuto tutti i suoi succhi, quindi è... Le patatine sembrano quelle fatte dalla nonna, sono proprio patate fatte in casa. La salsa... Scusate, io... Sì, stiamo friggendo ancora. Che la salsa dello scabeccio stia bene con il pesce fritto non è una novità, visto che con comunque... tutto, Visto che comunque si fanno i pesci fritti a scabeccio. Però è... In questa... Vedendola così come dipping... È un gli dà una cosa in più, è un boh, è molto buona. Poche parole per descriverlo, molto buono. Non ne ho dato già troppe e non stai mangiando, quindi. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Accendete la campanella così rimanete aggiornati sui nuovi contenuti. Scriveteci sui commenti se vi è piaciuta la ricetta. Se Se vi piace questo genere di ricette, trasformare ricette estere in reinterpretarle con la cucina italiana, regionale nostra, scrivetecelo sui commenti. Ci trovate anche su Facebook, Instagram e TikTok. Lui è la mia lingua dei segni a fianco. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Forse. Sì, sempre sì, sempre. Il cuore nostro è forte, regge anche queste cose. Ciao! Siamo uccidiali.